Via stazione questa mattina era affollata. Passanti, avventori del bar del supermercato, che si trova proprio di fronte al condominio dove all'alba si è consumato il delitto. Conoscenti della coppia, venuti a vedere con i loro occhi cosa fosse accaduto. Veniva qua al bar? Sì, ma non lo conoscevamo. Era qui di Castelvetro? Beveva e andava. E il suo convivente? Insomma, non vedevamo mai. Vedevo in giro qualche volta per il paese, però non frequentavo quei bar, niente. Che effetto fa un episodio come questo? Dio, ci rimani male, eh? Ci rimani, perché poi essendo una del paese, due chiacchiere le facevi al bar, quindi... Però una notizia così, in un paese come il nostro, che è tranquillo, abbastanza tranquillo, non ci sono, diciamo... episodi gravi. Nessuno si aspettava un esito così drammatico. Pietro Gilberti era conosciuto come un uomo schivo ma tranquillo. Da circa un anno aveva perso il lavoro, forse una situazione che ha peggiorato i rapporti tra lui e la convivente. Cinzia Agnoletti invece lavorava in un ristorante della provincia di Cremona. Era bravissima. Si sarebbe mai aspettata una cosa? No. Ma sapeva se aveva dei problemi con il suo... Sì, aveva, lui era un periodo che non lavorava più, quindi era sempre in casa. Lei lo aiutava come poteva, che neanche lei prendeva tanto di stipendio. Lei si faceva 14-15 ore al giorno di lavoro lì al ristorante. Andava dappertutto lei a lavorare per riuscire a portare. Faceva un po' di ore lì a Cremona, un po' di ore di qua. Non raccontava mai se litigavano spesso, se lui era violento? No, per quello lì no, non mi risulta. Ogni tanto mi diceva che c'erano... o di alti e bassi, ma non più di tanto, perché anche lui è una brava persona. Un brutto effetto, perché tutti i giorni purtroppo succede qualcosa di brutto. Era una coppia tranquilla, io non ho mai sentito dire niente di quella famiglia lì. Stamattina quando ho visto parecchi carabinieri sono rimasto un po' scioccato.